C'è tutto un mondo là fuori, è inutile far finta di niente solo perché una storia è finita. Lo so. Ma io preferisco un VHS. Ma ti sembra vita? Sì, certo, ti compri una pizza, noleggi un bel film, hai la cena e il cinema. E non devo sopportare uno scemo che mi infila la lingua dentro un orecchio. Due uova al bacon, due panini con salsiccia e un budino di pane. Frankie. Ehi, lo sai che sei forte? Eh sì, proprio forte. Accidenti che mano. Cazzo, sempre un cuoco giapponese. Vai. Però è carino, ha un bel culo, non trovi? Perché non glielo... Ogni una salsiccia arrosto e tre patate. Neta, ma ti pare il momento? Mi stai chiedendo di uscire? Non gli stavo chiedendo... Guarda, io non ti ho chiesto di uscire, chiaro? Le stai chiedendo di uscire. Tino, chi mi devo scopare per un panino? Me. I panini sono finiti. Devo dirti una cosa. Ho una cotta per te. Hamburger speciale, al volo! Il professore universitario mi ha infilato di nuovo la mano sotto la gonna. Ok, tu versa, io sbatto. Sai che certe volte sei odioso sul serio? Ma non sono odioso, solo desiderio di uscire con te. Lei è così spiritoso? Mamma mia, guarda io guardo, mi dispiace che scusi tanto. Che sbadata! Ma perché vuoi uscire con me? Perché il cuore ha le sue ragioni che la ragione non può comprendere. Oh, Nick lo sa di questa storia. Io glielo vado a dire. L'hai fatta ingelosire, visto? Pronto? Chi è? Frankie? John! Mi è venuta la pelle d'oca. Io sento che tu vuoi troppo da me. Oh, andiamo, ma che significa? Sì, scusa? Io ho la sensazione che tu voglia tutto quello che sono. Beh, che te ne sembra? Beh, carino. Oh, ma che razza di risposta mi dai? È molto carino. Senti, ne abbiamo avuti di peggio. Frankie e John. Già, è una canzone famosa. Eravamo una coppia prima di conoscersi. Ma non finiva che si ammazzavano? No, lei ammazzava lui. Al Pacino, Michelle Pfeiffer, in a Gary Marshall film, Frankie and Johnny.